Ma perché, Monica, non prendi le gambine e ci vai? Ho fatto di peggio. Non ho preso le gambine e ci sono andata. Ho preso il marito e gli ho detto: ma accompagni! E qui, dove c'è la pelle proprio? Il tono, ciao tono, dove sei andato? Non si sa. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Monica Vlog. Oggi acquisti al centro commerciale da Mario No. È stato strano che l'abbia fatti al centro commerciale perché mi è arrivata a casa la nuova tessera di Mario No. E mi offrivano un bello sconto, ovvero 40 euro su 99, su 100 euro di spesa. Quindi ho detto, quasi quasi ne approfitto. Avevo appena terminato il siero viso e non volevo fare un altro ordine su YesStyle perché avevo ancora un po' di scorta di contorno occhi. Quindi ho detto, quando ordino su YesStyle mi piace acquistare anche la scorta del contorno occhi, quello che io adoro. Per cui ho detto no, quasi quasi, ecco, vado a cercarmi il siero lì su Mario No. Per 3 giorni di fila sono andata sul sito, ho guardato, ho messo roba nel carrello, poi l'ho ritolta, poi ce l'ho rimessa. Poi alla fine ho detto: ma io Mario No ce l'ho nel centro commerciale dove vado il sabato a fare la spesa. Quindi. Ma perché Monica non prendi le gambine e ci vai? Ho fatto di peggio. Non ho preso le gambine e ci sono andata. Ho preso il marito e gli ho detto: ma accompagni! E lui amoroso mi ha accompagnata. Infatti, ieri ero contenta perché l'ho avuto, diciamo, tutto il giorno per me, che è una cosa abbastanza rara ultimamente. E quindi ne ho approfittato. E niente, mi ha accompagnato. Siamo andati lì da Mario No. Ho fatto presente cosa volevo, che volevo, cercavo un siero. La commessa è stata molto carina. Volevo stare su ovviamente gli ho detto voglio spendere 99 euro, non solo di siero però, perché hanno diverse marche, hanno la Ioma, non mi ricordo, che è quella che ti fanno tutta personalizzata e costa una sassata. Poi ce n'hanno un'altra bella cara anche quella, e ho detto no, anche questa siamo un po' su, eviterei. Quindi io ho detto, ma o si va sulla Clarin, che è una marca che comunque mi piace, oppure tendenzialmente io vorrei una cosa cruelty free, clean, e mi ha parlato di questa marca che mi ha detto che è molto buona e mi ha detto essere, che io non la conoscevo, questa SVR. Ho visto qualcosa, qualche pubblicità. Mi ha detto che è clean come marca. Sinceramente non ho guardato, non ho guardato. Però ho chiesto che fosse proprio cruelty free, quello sì, sicuramente l'ho chiesto, non lo so qui se c'è qualche cartellino, qualche certificazione, non lo so, no, non ce vedo. Qui sì, ciao ragazzi, ma chi ci legge? Ma figuriamoci, c'è delle robe. Insomma, mi sono fatta consigliare. Ecco, io che di solito sto lì, guardo, spulcio, e sono io quella che consiglia, in questo caso ho detto no, ho voglia di essere consigliata dalla commessa. Mi ha consigliato questa SVR, mi ha detto, ah, ci sono varie cose, ho detto, qual è la cosa principale? Ho detto, tirare su. Ho detto, qui c'è la pelle proprio. Il tono, ciao tono, dove sei andato? Non si sa. E allora mi ha consigliato questo B-Serum Densitium. Concentrato rimpolpante antigravità. Ho detto sì, rimpolpante antigravità, perché a me qui mi ci vuole una cosa che mi rimpolpa e che mi ritira su. Allora, parliamoci chiaro. Io lo so che qui l'unica cosa sarebbe il lifting, che non farò perché di cicatrici addosso ce n'ho già abbastanza e non voglio anche 2 cicatrici qui che tirano, anche se qui veramente è proprio il classico caso dal lifting. Basterebbe far così 10 anni di meno, Monica. E allora, vabbè, è così. E quindi mi ha dato questo siero, andiamo a vederlo. Ah, qui c'è l'antitaccheggio, no, proprio non l'ho ancora aperto. E mi ha spiegato che è
un bicomponente è fatto di due cose separate che vengono mescolate al momento dell'erogazione. Quindi proviamolo, proviamo questo qui. Poi ovviamente dice, ma allora per arrivare alla cifra che vuoi fare? Ho detto, ma senta, la crema ce l'ho, però sono a metà vasetto, magari se ci prendiamo anche la crema abbinata. E quindi mi ha consigliato sempre dello stesso tipo la crema Densitium uguale, da giorno, nutriente ridensificante, mi ha detto che è da giorno senza filtri solari, perché mi ha detto c'è anche da giorno con i filtri solari, dice se no c'è questa senza filtri. Ora c'è scritto nutriente, io non so se questa qui è da notte e lei ha detto che è da giorno senza filtri, non lo so. Comunque costavano uguali, l'ho voluta senza filtri perché preferisco applicare il filtro. Tanto se ti dà il fondotinta quasi tutti hanno il filtro, ora questo qui che ho preso, che indosso oggi, non credo. Però siccome ho comprato le cremine buone, quelle di Aven, ho detto no, mi do la crema, la skincare normale, poi se devo uscire mi do la crema col filtro, oppure se mi devo mettere al sole. Qui c'è scritto che è nutriente, ridensificante e nutriente, speriamo che me la beva la pelle, perché ecco, quello che io di solito trovo di eccezionale nelle creme che compro su YesStyle coreane è che sono... quasi tutte le marche che ho provato, cioè quella che ti piace di più, quella che ti piace di meno, ma sono tutte creme. Tara, Topino! No, è stata zitta fino ad ora, eh. È il primo miracolo che fanno tutto il pomeriggio, è che quando mi metto a registrare lei mi sente chiacchierare, e è così. Dicevo, di tutte quelle che ho provato, che ho preso su YesStyle coreane, c'è quella che mi garba di più, c'è quella che mi garba di meno, ma tutte che la pelle se le beve, non ungono, non tirano, cioè hanno tutte delle formulazioni fantastiche, cosa che spesso non mi succede invece con altre marche, per quanto siano buone, o mi fanno quell'effetto che mi sembra di averci lo strato sulla pelle che non penetra, insomma, speriamo bene, l'ho provata. Ah, qui c'è il campioncino del siero nella confezione della crema. E quindi ho voluto prendere anche la crema, anche questa qui la proveremo. Ora, mi piaceva fare insieme siero e crema, cominciarle insieme, però il siero l'ho finito, quella che sto usando adesso ce n'ho ancora a metà, quindi non so come, sinceramente non so come comportarmi. Potrei, visto che c'è questo campioncino, intanto vedere come si comportano insieme. Potrei provare il siero del campioncino e metterci la crema, quella che ho già ammezzato. Vediamo. E questo è quello che ho preso da Marion No. Poi mi ha dato i campioncini, mi ha dato un campione di Black Opium o de Parfum, Over Red o de Parfum, no, de Parfum. Over Red. L'ho spruzzato. Me lo sono spruzzato sul polso 2 ore fa, non sento niente. Sì, buono, non posso dire che sia cattivo, ma nulla di esaltante. Lo sapete, io sui profumi sono un po' così. E poi di campioncini mi ha messo questi di Clarins, che io l'avevo già provati. Sono ottimi, mi piacciono, però costano, cioè questo siero qui veramente costa uno stonfo, mi sa. Questi sono cari, però ecco, fate conto che ho speso sui 100 euro tutti e due, quindi non poco. Di solito su YesStyle riesco a comprare prodotti ottimi a prezzi più bassi. È anche vero che su YesStyle non ho mai preso magari un siero proprio specifico, ridensificante, no, non lo so, vabbè. E dicevo, questo qui, questo costa veramente molto, molto, è molto caro come siero, però è buono, l'ho provato ieri sera perché me ne ha dati due, e qui c'è anche la crema, ma io Clarins l'ho sempre amata, devo dire che mi è sempre piaciuta come marca, quando lavoravo in profumeria era tra le mie preferite, e poi mi ha dato due Multi Active Jour, sempre di Clarins, da provare. E vabbè, vediamo, sicuramente a meno che questi prodotti
Questi, a meno che questi due prodotti di SVR non facciano il miracolo della serie che qui sale tutto, io poi quando li ho finiti penso di, nel frattempo, penso di rifare il mio ordinino su YesStyle con tutte le mie cremine e i miei contorno occhi preferiti, penso di far così. Certo, se usandoli vedo un netto miglioramento, sapete qual è il fatto? È che l'età c'è, poi non tutte le pelli reagiscono allo stesso modo. Io sicuramente ho avuto un grosso peggioramento a livello da quando sono nella fase un po' di menopausa. Poi sono un pochino dimagrita negli ultimi 2 anni, quindi anche il viso magari si svuota un po', ecco, non lo so. Vabbè, ragazzi, vi terrò poi aggiornati, vi farò sapere se è valsa la pena oppure no. E vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo presto. Ciao!